certo queste sono immagini che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere. La Digos della Polizia di Stato che entra dentro una università. È il 28 giugno del 2019 e l'indagine si chiama Università Bandita. Coinvolge due ex rettori dell'Università di Catania, il prorettore e 7 capi dipartimento. Ma l'inchiesta riguarda anche altre decine di professori. L'accusa è di aver truccato decine di concorsi pubblici. Alla conferenza stampa con i giornalisti, le parole del procuratore Carmelo Zuccaro e dei suoi sostituti procuratori sono durissime. Un sistema che non esito a definire squallido, perché le persone che vengono proposte non sono le più meritevoli. Non siamo riusciti a trovare, di quelli investigati, un solo concorso svolto con criteri meritocratici. La cosa che ovviamente rattrista è che quello che dovrebbe essere la culla della cultura in realtà adotta gli stessi metodi che noi ritroviamo nelle associazioni mafiose. È la stessa identica cultura della forza e del ricatto. Se sei dentro quel circuito bene, se sei fuori da quel circuito non ottieni assolutamente nulla. Secondo le indagini della Procura di Catania, il gruppo di potere che gestiva l'Ateneo designava prima con mesi di anticipo il candidato e poi gli costruiva addosso il concorso giusto. Sarebbe questo il caso di Massimo Libra, professore associato di medicina che deve diventare ordinario. Della sua nomina si parla ai più alti livelli, mesi prima ancora che si formi la commissione. Si decide di aprire il bando di concorso in patologia generale, dove Libra avrà nella commissione un membro interno. Era più semplice, era la scappatoia migliore per formare la commissione. Qua ci sarebbe stato il membro interno. C'è però un problema ed è questa signora, Lucia Malaguarnera, professoressa associata di patologia generale, lavora qui alla Torre Biologica, l'avveniristica struttura che ospita i dipartimenti di medicina e scienze biomediche. La professoressa può essere una rivale temibile per Libra, ha una maggiore continuità didattica, maggiore anzianità nel settore concorsuale e ha tutte le intenzioni di presentarsi al concorso preordinario che sarebbe stato apparecchiato per Massimo Libra. A questo punto si mobilita il direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche, Filippo Drago, che chiama il rettore, Francesco Basile, e gli dice di aver parlato con la professoressa Malaguarnera per convincerla a non partecipare al concorso. Le ho detto scusami Lucia, insomma questo è il concorso di Massimo, non è che hai speranza. Hanno detto esplicitamente questo concorso non è per lei. Sì, sì, Lucia tu non hai speranza, cioè praticamente una morte annunciata. Nulla da fare però, la Malaguarnera non recede. E allora il 16 settembre del 2017 la Malaguarnera viene convocata dentro questo bellissimo palazzo nel centro storico di Catania, dove si trova il rettorato dell'università. All'incontro partecipano il rettore Francesco Basile, il direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche, professor Filippo Drago. In violazione assoluta della legge si parla di come sistemare il concorso pubblico. Il rettore Francesco Basile propone alla professoressa Malaguarnera uno scambio. Rinuncia a partecipare al concorso preordinario che poi tra pochi mesi ci si inventerà un altro bando di concorso in patologia apposta per lei. Lucia, tu saresti d'accordo nel ritirare la domanda adesso con l'intento di fare il concorso di patologia generale in tempi brevi? Interviene il direttore del dipartimento, Filippo Drago, che alza la posta. Scusa, mettiamo un'altra carta sul tavolo. Io ti chiamo un concorso articolo 24, però ti devi ritirare. Te lo chiamo articolo 24, quindi nessuno ti può rompere le scatole. Un concorso ad articolo 24 è un concorso solo per interni, dove la vittoria è praticamente garantita. E così sei tranquilla. Dai, Lucia, è un vantaggio enorme. Se io avessi rinunciato a presentarmi, avrebbero bandito un concorso. Apposta per lei? Apposta per me. Però lei dice di no. Lei ha detto io questa cosa non la faccio. Sì. Proprio così, no? Sì. Sì, sì, perché... Perché la ritengo ingiusta. Infatti mi hanno detto, non so se in maniera sarcastica, non glielo so dire, mi hanno detto, vabbè, è innegabile che tu sei una donna di principi. Sì. E gli ho detto, così sono cresciuta, non... E quindi poi il concorso l'ha fatto.
Sì, poi praticamente il concorso l'ho fatto. L'ha perso? L'ho perso. Ha vinto il candidato che doveva vincere? Ovviamente sì. A questo punto però scattano le ritorsioni. Nei dialoghi intercettati la professoressa Mala Guarnera viene chiamata Cheetah, la scimmia di Tarzan. Viene definita come una persona stupida e si dice esplicitamente che la sua chiamata ad ordinario sarà l'ultima in ordine di tempo perché non possiamo premiare chi ci sputa addosso. Ho disubbidito. Sì, e non bisognava disubbidire in questo sistema. Beh, di solito non si disubbidisce. Si è sentita sotto pressione, no? Sì, ho passato notti insonni quasi per un anno. Sì. E gli altri colleghi suoi del dipartimento, quando è uscita diciamo l'inchiesta, le hanno detto qualcosa, hanno commentato insieme a lei? No. No. C'è un po' di silenzio? Sì. Non si è aperto un dibattito all'interno dell'università, come si sarebbe dovuto, no? C'è molta paura, no? Sì. Giambattista Scirè, il fondatore dell'associazione Trasparenza e Merito e autore del libro Mala Università, mi porta a conoscere il professor Lucio Maggio. Aderisce anche lui all'associazione di Scirè ed è l'uomo che ha fatto partire l'inchiesta Università Bandita, quando, ex direttore generale, aveva presentato esposti e denunce alla procura che riguardavano appalti e servizi. Ci fu un appalto importante che riguardava l'assistenza, la didattica, il bidellaggio. È un appalto che normalmente l'Ateneo gestiva 1.400.000 l'anno. Mi fu chiesto di bandirlo con una base d'asta a oltre 5 milioni, io lì mi rifiutai. A quel punto scattano le indagini, i telefoni dei vertici dell'università vengono messi sotto controllo. E si vede uno schifo, si vede qualcosa che poi porta la procura a parlare di stampo paramafioso. Si vede un controllo sistematico, costante, un impegno quotidiano, non per gli studenti o per la qualità della didattica e la ricerca, ma per la programmazione e la sistemazione delle carriere. Si stabilisce a monte che c'è un vincitore, chi per caso non ci sta. Si arriva a vendette trasversali, cioè il ricorrente è un uomo e si ci scatena nei confronti della moglie che è collega, che è coordinatrice di un dottorato, per cui ci sono di queste cose nelle intercettazioni. Cioè questa non vedrà più un posto di dottorato, gliela faremo pagare. C'è il rettore che dice a chi gli segnala che si sta realizzando una cosa totalmente incongrua per favorire il figlio di un direttore di dipartimento. Il rettore a ricordare a chi si lamentava di questa cosa, ah, ma tu hai avuto altri favori per il tuo allievo. È un sistema. È un sistema. Un'altra docente che ha avuto a che fare con il sistema Università di Catania è l'economista Anna Labruna. Dopo aver fatto ricerca e insegnato all'Università La Sapienza di Roma nella prestigiosa scuola di Silo Slabini, Anna Labruna arriva al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Catania con la qualifica di ricercatrice a tempo indeterminato. Ha tutte le carte in regola per fare carriera e diventare professore associato e invece si doveva procedere alla formazione di graduatoria. Erano stati messi a punto dei criteri. Questi criteri sono stati totalmente disattesi, raggirati, manipolati. Nella realtà le designazioni venivano fatte prima, le decisioni sono tutte prese prima. Lei ne ha visti passare tanti davanti? Sì, in particolare due. Di cui già sapeva e già si mormorava. Rientravano tra i protetti. I bandi di concorso di questi due che mi precedevano illegittimamente sono stati annullati. Ma l'università non ha mai eseguito. Cioè questi signori hanno preso servizio, preso lo stipendio, nonostante, le ripeto, due sentenze che facevano emergere il danno erariale. Tu non puoi pagare uno stipendio su un bando illegittimo che è stato annullato. Il nome di Anna Labruna ricorre diverse volte nelle intercettazioni dell'inchiesta Università Bandita. I poliziotti della Digos registrano i professori mentre dicono testuali parole: sui concorsi la professoressa Labruna è stata fottuta coscientemente. Anna Labruna l'avete fottuta coscientemente, ma guardi, quello che è importante in questa frase non è il participio passato, è l'avverbio. Coscientemente, cioè vuol dire deliberatamente, avete commesso una serie di illegittimità per danneggiare una persona. Chi non fa parte del sistema deve essere fottuto coscientemente.
mentre coloro che si permettono di presentarsi ad un concorso il cui vincitore è stato già deciso sono degli stronzi da schiacciare. Lo dice l'ordinario di storia contemporanea al suo pupillo, per il quale sta apparecchiando un concorso per ricercatore. Vediamo chi sono queste stronze che dobbiamo schiacciare. Ma fa ancora di più l'ordinario, si fa mettere nella commissione giudicatrice e chiede al suo pupillo di stabilire lui stesso i criteri di valutazione, in modo da far fuori i candidati concorrenti. Ci dobbiamo studiare insieme proprio i criteri su tutta la parte didattica. Insomma, il candidato che redige addirittura gli atti della selezione pubblica a cui sta partecipando. Tutto va come deve andare. Il pupillo dell'ordinario vince il concorso e diventa ricercatore. I concorrenti, gli stronzi da schiacciare, sono stati schiacciati. Anche il lessico è violento e volgare. Noi siamo tutti abituati al turpiloquio, sì. No? Però quella è l'Accademia. Ma quella è l'Accademia. Poi si spiegano perché tanti studenti stanno andando altrove. Catania ha perso moltissimi studenti negli ultimi anni. Cioè lei dice che c'è una diretta conseguenza fra queste pratiche sull'offerta qualitativa? E beh, certo che ci sono. Non sono persone di qualità quelle. Questo non significa che non ci siano anche persone che abbiano delle qualità, ma non è il fattore determinante decisivo. È l'appartenenza il fattore decisivo, quando non addirittura la parentela. Poi se c'è anche qualità, per carità, non guasta. Ma non è quello l'elemento decisivo, mai. Che è successo? Che dibattito si è aperto? Nessuno. E lei pensi che questa università non si è costituita parte civile nel processo Università Bandita? Silenzio assoluto. Non si è aperto un dibattito pubblico? Lucio Maggio è l'unico che ha avuto il coraggio di dire qualcosa pubblicamente contro questo sistema di potere? Assolutamente sì. Risulta lei da cronista, diciamo, non ci sono dichiarazioni pubbliche di nessuno lì dentro l'Università di Catania? Esattamente in senso contrario. Loro non hanno paura della sanzione penale. Il vero dramma di questa città è che non scatta la sanzione sociale. Chiaro. Non c'è stata una rivolta della città di Catania? Assolutamente no. Non ha parlato il sindaco di Catania? No. No? Il vescovo di Catania? No. Non ci sono state dichiarazioni dei... No. Di nessuno a Catania? No. Di nessuno che conta? No. Sud Press è una testata giornalistica che ha una storia lunga 11 anni. Prima con questo quotidiano cartaceo, oggi con un sito online tra i più seguiti in Sicilia. Sull'Università di Catania avevano i riflettori accesi già dal 2012, quando per unici tirarono fuori lo scandalo di Luca Vanella, assunto nella facoltà di farmacia di cui il padre era il preside. Noi avevamo previsto che il vincitore del concorso sarebbe stato lui, ci mandammo una raccomandata con il nome indicato e poi adesso Luca Vanella è tra gli imputati di Università Bandita. Ah sì, perché poi alla fine è rimasto? Certo, sì certo. Nonostante lo scandalo? Associato. Certo, poi diventato ricercatore e poi professore associato. La spudoratezza raggiunta da questo sistema e l'impunità che hanno avuto fino a quel momento è talmente forte, talmente potente che gli si consentiva di tutto. Si minaccia chiunque, diciamo, si metta di traverso, no? Si minacciano anche i parenti. Capita che si minacciano anche i parenti. Ed è successo anche a lei. Emerge dalle intercettazioni. Ad una parente che lavorava all'università chiedono di dire a Pierluigi Di Rosa di smetterla di parlare male dell'università. Pierluigi Di Rosa dice di no. E quella persona è stata licenziata. È sua cognata, no? Sì.